Bene, ben ritrovati. Allora, come dicevamo nel telegiornale, nei prossimi minuti parleremo di economia nelle Marche e per sapere com'è la situazione in questo 2017 che si sta appena per concludere, abbiamo un ospite, Mirko Carloni, consigliere regionale dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Buonasera, Buonasera. Carloni. Allora, dunque, voi avete organizzato, lei ha organizzato per mercoledì prossimo al TAG Hotel di Fano un importante convegno che ha per titolo Riconquistare Futuro. Sì, l'associazione ha organizzato questa iniziativa per poter fare un punto di analisi sul momento storico e sul momento economico. Ritengo che sia molto importante questo incontro perché è la prima volta che un istituto come Banca d'Italia, che ha il compito della vigilanza ma anche quello dell'analisi dei dati e della situazione economico-finanziaria, per quanto riguarda la Regione Marche, venga a presentare il proprio bollettino sulla situazione 2017 proprio a Fano. Ecco, allora vediamo un attimo, molti l'avranno già visto sul monitor alle sue spalle. Allora, vediamo chi sono i relatori di questo incontro. Allora, Gabriele Magrini, che è il direttore della Banca d'Italia di Sì. Ancona. Poi abbiamo Giorgio Giovannini, il direttore Creval Carifano SPA, e poi Alessandro Berti, che è un docente di economia degli intermediari finanziari. Poi c'è anche lei, che oltre ad essere consigliere regionale, ha scritto un libro proprio sull'economia, è docente anche, insegna A all'università, Pisa. a Sì, Pisa. abbiamo questa, diciamo, stiamo vivendo questa fase storica, in modo particolare le Marche, per cui il credito hanno avuto un grande ruolo. Purtroppo negativo, nel senso che oltre alla crisi finanziaria del 2008, noi nelle Marche abbiamo avuto un'altra crisi, che è stata quella del credito, con il fallimento del più importante istituto che avevamo, che era Banca Marche, e con la sua insolvenza ha trascinato inevitabilmente, oltre tanti risparmiatori con le obbligazioni subordinate, con altre forme di risparmio, gli azionisti, ma anche coloro che avevano imprese e hanno imprese nelle Marche che si sono visti venir meno questa quantità di impieghi sul territorio. Senza anticipare troppo, può farci una fotografia, può darci una fotografia reale, aggiornata ad Sì. oggi, di qual è la situazione dell'economia nelle Marche? Ovviamente l'autorevolezza della Banca d'Italia, che tutti gli anni elabora un bollettino economico, sarà proprio quella l'occasione in cui direttamente vengono a spiegarlo. Però dai dati che emergono e che sono stati già in parte pubblicati, si evidenzia come nelle Marche la ripresa economica ancora fatica a riprendere anche la media nazionale. Mentre in passato eravamo abituati a vedere che le Marche erano un territorio che quasi sempre era poco sopra il trend di media italiano. In queste ultime analisi, le Marche sono un pelo sotto ai trend nazionali. Quali sono i settori trainanti? I settori trainanti ovviamente rimangono sempre quelli legati all'esportazione, quelli che stanno soffrendo di più sono quelli legati all'artigianato e in modo particolare all'edilizia. Si evidenzia in tutta questa analisi come la ripresa economica, considerata come benessere dei cittadini e quindi come filiere che possono ripartire come piccola e media impresa, come attività artigianale di produzione, di post-produzione e di terziario di cui il nostro territorio è ricco, quelle ripartiranno se riusciamo a far ripartire anche il sistema dell'edilizia. Questo è uno dei temi su cui la nostra regione, in modo particolare il nostro Consiglio regionale, deve riflettere, perché se non cambiano anche alcune norme in merito all'edilizia, è evidente che si fa ancora più fatica a far partire questo settore che ha avuto, diciamo, dalla crisi bancaria il maggior danno, oltre che, come un gatto che si morde la coda, probabilmente è stato il settore che ha trascinato nell'insolvenza le banche, da come emerge da quello che, diciamo, erano i primi 4-5 aziende più esposte in Banca Marche, che ne hanno, diciamo, deteriorato le condizioni economiche. Ma la cosa interessante è che il tema del credito in Italia viene, diciamo, notato soltanto durante le attività giudiziarie, mentre per tutto il resto del tempo probabilmente ci interessiamo poco di cosa fanno le nostre banche, di come si comportano, di se rispettano o meno le leggi. Ecco, questo è un momento in cui i cittadini, secondo me, sono molto interessati a capire come devono funzionare le banche, cosa stanno facendo le banche nel nostro territorio e se che cosa diciamo, come deve essere riformulato anche il rapporto tra i cittadini e le banche. E questo è un tema su cui la politica deve farsi anche promotore di iniziative come queste, perché la Banca d'Italia vigila, non c'è dubbio che fa il suo lavoro, però se
Niente è come la vigilanza che possono fare i consumatori e i cittadini sulle proprie banche. E questo è un tema anche strettamente locale. Per esempio Creval è in un momento di cambiamento dei vertici attraverso questa nuova nomina e che sicuramente avrà occasione in questo convegno anche di lanciare i temi su cui intende svolgere la propria attività di banca locale. Così come il professor Berti che spiegherà quali sono le dinamiche normative che disciplinano il rapporto tra banche e cittadini, tra banche e imprese, che troppo spesso in Italia vengono trascurate, per poi arrivare, poi, come è accaduto in questi mesi, a non capire le motivazioni con cui alcuni fenomeni sono successi e purtroppo le conseguenze di quei fenomeni le hanno pagate tutti, soprattutto la piccola e media impresa nel nostro territorio. Ma le dirò di più, ed è la conclusione anche del libro che scrissi su Banca Marche, chi ha pagato anche il deterioramento del nostro sistema bancario sono stati i più deboli. Perché? Perché gran parte del sistema bancario marchigiano era in mano alle fondazioni. Ed è questo un caso quasi unico in tutto il mondo, come succedeva nelle Marche, per cui gli azionisti, gli amministratori delle banche erano i dirigenti delle fondazioni o i presidenti delle fondazioni, non accadeva da nessun'altra parte. Quindi che cosa è accaduto? Che inevitabilmente quella perdita di valore, quella perdita di governance dentro le banche con l'insolvenza ha fatto perdere anche pacchetti di azioni e di valore quindi alle nostre fondazioni locali, le quali non possono, nella stessa misura in cui facevano prima, erogare finanziamenti, aiutare le associazioni, aiutare i più poveri, aiutare le imprese, fare in modo che ci sia un sostegno allo studio e, perché no, in tanti casi anche intervenire sul sociale e sulla sanità. Non dimentichiamo che la maggior parte delle attrezzature dei nostri ospedali venivano acquistate dalle fondazioni che oggi, nonostante la buona volontà, avendo perso quasi completamente il loro patrimonio relativo ai collocamenti all'interno delle banche, non hanno più soldi per fare le erogazioni. Quindi questo è un tema che va approfondito, no? Il perché eravamo unici in questo sistema e probabilmente abbiamo pagato più di tutti gli altri la stessa unicità. E quindi io credo che in un momento in cui le notizie sono quasi tutte brevi in 140 battute, l'approfondimento è diventata una noia e si fa fatica anche a discutere di qualcosa di concreto, niente è più concreto come la finanza e il sistema bancario e in che modo questo sistema bancario sta incidendo sulle nostre vite e sul nostro territorio. E in questo incontro si confrontano appunto chi ha il dovere della vigilanza, chi deve in qualche modo spiegare cosa vuol fare come banca, chi lo insegna, chi ha un ruolo amministrativo e pubblico. Penso sia un bel tema in una città, in una regione che delle banche purtroppo ne ha potuto parlare solo in modo negativo negli ultimi anni e che invece deve tornare ad essere vitale come rapporto. Deve tornare assolutamente, perché le imprese senza il credito non riescono a ripartire e se non ripartono non si crea occupazione. E se non si crea occupazione, quei dati che registra Banca d'Italia sull'occupazione giovanile nelle Marche non migliorano. Le Marche hanno avuto un buon exploit nei contratti a tempo determinato, ma non c'è stato lo stesso risultato sui contratti a tempo indeterminato nell'ultima fotografia che fa Banca d'Italia. Cosa significa? Che rispetto alla media nazionale nelle Marche c'è stata una minore stabilizzazione dei dipendenti, specialmente dei più giovani. E questo è frutto dell'incertezza anche, cioè uno assume a tempo determinato perché non ha certezza del futuro. E quindi le imprese in questo momento fanno fatica a traguardare il futuro, ad avere delle certezze. Quelle certezze derivano in parte anche dai mercati, ma anche dalla finanza. Perché se è incerto continuamente l'accesso al credito, se il rapporto non si è ristabilizzato, tenga conto che negli ultimi anni hanno chiuso circa 16 banche nelle Marche. Quindi non è un dato da poco, penso che è quasi un primato. Però c'è anche nazionale. Un problema che secondo me viaggia di pari passo, che è quello legato, ed è il motivo per cui magari molte aziende anche preferiscono andare altrove, il problema della tassazione. Va bene il credito, va bene tutto, però c'è ancora un problema che riguarda la tassazione che è ancora troppo elevata. Quindi glielo dico come politico, rivolgendomi a un politico, a Carloni politico, fin quando non si metterà mano a questa situazione, io credo che si farà fatica a risorgere. La tassazione in Italia è il vero problema per cui molte imprese non riescono a tenere ad esempio le proprie holding qua. La maggior parte dell'industria italiana ha la holding di proprietà
quasi tutte le più grandi aziende italiane all'estero. Chi è rimasto in Italia a pagare le tasse sono pochi, sono la piccola e media impresa, e questa soffre anche perché di fronte a un utile la maggior parte viene più o meno ripreso dallo Stato, dalle province, dai comuni, dalle regioni, in modo anche occulto, cioè la tassazione in sé non sarebbe nemmeno esagerata, è tutti i costi accessori che non si vedono, dalla bolletta ai vari costi anche. Il peggiore che io ritengo è quello sul lavoro, cioè se il rapporto di lavoro viene estremamente tassato è chiaro che si inibisce l'occupazione, questo è il vero danno che c'è in questo momento, per cui l'occupazione in questo momento andrebbe sgravata dai costi sociali e in qualche maniera andrebbe liberalizzata, a mio avviso, che ero ad esempio favorevole al Job Act e lo sono ancora perché ritengo che quella è una delle riforme migliori che sono state fatte, poi purtroppo con le varie modifiche, con i vari attacchi che ha avuto quella riforma ne è rimasta una parte di quell'impegno riformistico, però è chiaro che il nostro paese se non abbassa le tasse le imprese non le attrae, questo è fuori discussione, ma ancora peggio, e io lo sento in gran parte degli imprenditori che hanno voglia di investire, il credito oggi fa fatica a fare impieghi, fa fatica a sostenere quel tipo di iniziative imprenditoriali, c'è poca fiducia, c'è un'asimmetria informativa, si dice tecnicamente, tra chi chiede i soldi e chi li deve dare, e questo deriva anche da poca cultura finanziaria che c'è, sia nelle imprese che nei cittadini, e servono momenti anche come questi per capire da entrambi i lati del fiume che cosa serve per ricominciare a dialogare. Tenga conto peraltro che abbiamo vissuto in questi tre anni, una particolare condizione dove il tasso di interesse e quindi il costo del denaro era zero per volontà della BCE, che ha continuato a acquistare titoli di Stato, abbassando il valore per le banche, cioè sostanzialmente gli utili di una banca sono stati tremendamente abbassati proprio perché per costringerli a fare impieghi e quindi a immettere denaro e a favorire la ripresa dell'economia reale. Dobbiamo domandarci, sarà uno dei temi che affronteremo, io credo che tutti coloro che hanno a che fare con l'economia ci stiano pensando, a che cosa succederà il prossimo anno nel momento in cui i tassi di interesse aumenteranno. Aumenterà per lo Stato che dovrà coprire un maggiore percentuale diciamo, sui costi del debito pubblico perché dovrà garantire non solo una percentuale irrisoria ma garantire una percentuale che sale sui tassi di interesse, anche del proprio debito. Ma significa anche che ricomincerà un po' l'inflazione, quindi in qualche modo il costo del denaro comincerà a crescere, i depositi cominceranno a rendere di più e saremo in un'altra fase economica. Gli ultimi dati nazionali danno la crescita dell'occupazione a livelli pre-crisi, il PIL al 2%, quindi in qualche modo si intravede dal punto di vista numerico una ripresa. Secondo me nelle Marche, per quello che vivo io, questa ripresa ancora non è sentita dai cittadini. Ecco, quanto tempo passa a che la ripresa sia percepita anche dal consumatore finale, questa è la cosa dalla interessante, persona più... che va detta e va fatta capire con chiarezza. Mentre la crisi ha colpito tutti in modo indistinto, senza guardare in faccia nessuno come una dea bendata, la ripresa viene detta dagli economisti a macchia di leopardo, cioè ogni territorio non è detto che riparte insieme all'altro vicino. Dipende anche dalla politica, dalla capacità di mettere in piedi iniziative che stimolino la ripresa dell'occupazione, dell'impegno sociale e anche, se si vuole, un po' della ripresa del dialogo tra le istituzioni e i cittadini, che in questo momento è in forte accredine. Cioè se non si mettono in piedi delle politiche forti di ripresa, diciamo così, e di fiducia, ogni territorio, direttore, può partire in modo diverso da quello vicino. Questa tra è l'altro il nostro territorio, e qui chiudiamo, è stato penalizzato anche da un evento che è quello sismico, che non ha fatto altro che peggiorare un po' la situazione in un momento di crisi già difficile. Perché... Certamente le Marche sono state la tempesta perfetta, la crisi finanziaria, la crisi bancaria e la tragica vicenda del terremoto che ancora oggi ha degli strascichi. Io credo che però in questo momento più che in altri serve molto coraggio, molta determinazione, perché è chiaro che è facilissimo lasciarsi andare alle polemiche, alle critiche, alla rabbia, al rancore, alla paura che genera il rancore. Poi però c'è anche una fase di chi dice io domani mattina comunque devo andare a lavorare, domani mattina devo pagare gli stipendi, ho bisogno di capire che cosa sta succedendo, perché se non c'è una fase di informazione, di approfondimento, si continua a rincorrere le false notizie e magari su certi temi invece
un'occasione di riflessione, è fondamentale farla. Bene, grazie. Allora vi diamo appuntamento mercoledì prossimo alle ore 17.30 al TAG Hotel di Fano per riconquistare futuro. Un appuntamento importante a cui non dovete mancare. Grazie a Mirko grazie Carloni. A voi, grazie a voi. Noi ci salutiamo qui, grazie per la vostra attenzione. Buona serata a tutti.